Siamo con Valentino Amore, allenatore della Folgore Castelremondo, al termine della sfida qua al Soverchia tra Serralta e Folgore Castelremondo. Allora, mister Amore, ottimo risultato per la sua Folgore che sta continuando a sorprendere e non temiamo smentite nel dire che è una grande stagione per una neopromossa come voi. Sì. Abbiamo fatto una grande partita oggi, ma come tutte le altre partite ho un gruppo fantastico che mette il cuore in campo oggi, specialmente oggi su un campo difficile come San Severino contro il Serralta. Comunque sia stata una partita abbastanza equilibrata, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo avuto due occasioni forse per chiudere la partita, non abbiamo fatto gol, però abbiamo lottato su ogni pallone, ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere da adesso in poi, ma che abbiamo dall'inizio, perché dico sempre ai ragazzi di lottare partita per partita su ogni pallone e alla fine tireremo le conclusioni. Abbiamo Marco Crescenzi, il presidente del Serralta, per commentare questa sconfitta casalinga del Serralta, che era riuscito a risalire molte posizioni in classifica fino al secondo posto, poi oggi davanti a un'ottima Folgore Castelremondo ha subito una sconfitta in casa. Cosa è successo, presidente? È successo che sicuramente abbiamo incontrato una bella squadra organizzata, con la grinta e la determinazione giusta per questa categoria, e questo probabilmente ci ha messo un pochettino in difficoltà. Abbiamo fatto un primo tempo alla pari, dove lo svantaggio non è stato meritato, una bella punizione, quindi un episodio, però poi forse siamo mancati nel secondo tempo, quando magari eravamo chiamati a poter recuperare lì il loro dinamismo, credo ci abbia messo un po' in difficoltà. Adesso cosa chiede alla sua squadra per questo finale di girone d'andata? Ricordo, mancano 5 partite. Ah no, il chiedere è quello di giocare sempre con impegno, comunque come è stato oggi, magari di ritrovare un pochettino più di serenità e di tranquillità in campo, in modo da pensare un pochetto di più allo svolgimento del gioco, dell'azione. Così oggi siamo andati, ecco, nel secondo tempo un pochettino in affanno, vedendo che non ci riusciva di imbastire qualche azione pericolosa e ficcante, quindi chiedo solo continuare così con impegno. E poi sapevamo che il campionato è duro, è molto combattuto, e la dimostrazione è questa, che si può vincere e perdere con chiunque, quindi non abbassare assolutamente la guardia.